tutti e ben ritrovati, 12 e 29 minuti in questo istante, oggi è il 15 gennaio e riparte la nuova stagione di Good Morning Milano. Ci siete mancati tantissimo, siamo ben contenti di ritrovarvi qui quest'oggi per questa nuovissima stagione, ben ritrovati quindi, ripartiamo alla grande, ripartiamo toccando un tema che ultimamente, per fortuna viene da dire, se ne parla sempre di più, ma non forse mai abbastanza. Di animali abbiamo già parlato, di animali, di diritti degli animali abbiamo già parlato, e quest'oggi andiamo a parlare con un'associazione che si occupa di qualcosa di veramente particolare e che c'è poco da fare, cioè, tutti quanti rimaniamo sempre lì a dire ah, poveri animali, poi però ahimè siamo un po' colpevoli tutti quanti nel non agire spesso volentieri, invece c'è chi, e come ragazze che oggi vengono qua a trovarci, hanno fatto e agiscono. Stiamo parlando di Essere Animali, appunto un'associazione qui rappresentata da Claudio Pomo. Buongiorno Claudio. Buongiorno. Grazie mille di essere con noi oggi. Voi vi occupate appunto di maltrattamento degli animali, ma specificatamente, soprattutto, diciamo, per quello che riguarda la filiera alimentare, giusto? Certo, perché comunque siamo nati quando già tantissime associazioni si occupavano di diritti degli animali d'affezione, ci sono comunque stati in questi anni tantissimi passi in avanti su queste tematiche, gli animali abbandonati per fortuna non sono più un problema come lo erano 20 anni fa, e su tanti altri temi si è lavorato molto, ma era rimasto quello che era un buco nero, diciamo, quello degli allevamenti intensivi, della produzione di carne, su cui quasi nessuno stava lavorando e su cui c'era moltissima ignoranza, anche il consumatore non sapeva nemmeno cosa accadeva davvero a questi animali. È per qualcosa che insomma accade molto lontano dalle nostre tavole. Noi arriviamo al supermercato ormai con tutto già preconfezionato, è qualcosa che secondo noi è molto lontano e di cui anche, io lo dico spesso, ci sentiamo anche poco coinvolti, poco colpevoli, mi verrebbe da dire. Però insomma c'è invece un mondo dietro fatto di storie drammatiche, mi verrebbe da dire. Sicuramente, noi in questi anni abbiamo iniziato un lavoro pionieristico anche nel 2013, quando in realtà nel 2011 quando abbiamo iniziato a fare questo lavoro di indagine, di realizzazione proprio di video, filmati e fotografie all'interno degli allevamenti e dei macelli italiani. Quindi abbiamo documentato in questi anni tutta la filiera, che sia quella della carne, di suino, della produzione di latte, la produzione di uova, la macellazione degli agnelli, diciamo abbiamo fatto vedere con filmati che hanno avuto anche una grossa risonanza mediatica in molti casi, cosa si nasconde dietro a quei prodotti che poi, come dicevi, il consumatore trova al supermercato, magari confezionati, e non si immagina, poi in realtà fa comodo non volersi immaginare e non volerci pensare, ma perché ci siamo, io non sono nato vegetariano o vegano, e anch'io per molti anni della mia vita non ci ho pensato, lo sapevo o non lo sapevo, a un certo punto ho avuto l'illuminazione, diciamo, ho avuto voglia di conoscere, e quando ho conosciuto, ho saputo veramente cosa si nascondeva dietro, ho cambiato vita, ho iniziato questo percorso personale ma anche di impegno insieme ad altre persone con l'associazione, di voler cercare di sensibilizzare, far conoscere e cambiare questa realtà. Infatti, quando nasce Essere Animali? Quando nasce? Nasce alla fine del 2011, in realtà poi è diventata associazione nazionale alla fine del 2013, e da persone che però avevano già dei precedenti impegni a livello di attivismo per gli animali, soprattutto su campagne contro la vivisezione, contro la produzione di pellicce. L'associazione è nata proprio per dare una continuità a lungo termine, poter lavorare a largo raggio sui diritti degli animali, e in realtà poi focalizzandoci fin dall'inizio e sempre più arrivando oggi a lavorare, diciamo, quasi al 100% solo su quello che è la filiera alimentare, quindi anche perché pochissime associazioni se ne occupano con progetti a lungo termine. È molto interessante il vostro operato, perché prima, quando chiacchieravamo fuori onda, hai usato la parola pragmatismo più di una volta. Si dice, ok, gli ideali sono una cosa, abbiamo un'idea che ognuno di noi poi magari con le proprie sensibilità sente di più o sente di meno, poi dice, poi però bisogna essere pragmatici, non possiamo dire da domani basta, non nessuno mangi più un grammo di carne, sarebbe impensabile, ma si può arrivare pian pianino a far capire, cioè, prima di tutto chi dovrebbe essere secondo te a dire basta? Ma ci sono vari livelli, per questo dicevo, bisogna essere pragmatici soprattutto quando si pensa in grande, perché ovviamente nella sensibilizzazione del consumatore il nostro messaggio è quello di fare il passaggio e arrivare alla dieta vegana completamente vegetale, ma anche lì il nostro pragmatismo ci porta
a essere semplicemente ragionevoli e sapere che comunque ci sono resistenze psicologiche, difficoltà, ognuno ha i suoi percorsi, e quindi proponiamo anche di iniziare con una riduzione o con dei percorsi come quello che facciamo adesso. Per esempio, in questo mese abbiamo aderito a livello mondiale al progetto Veganuary, che è un mese vegano dal 1 al 31 gennaio. Stanno partecipando quasi 400.000 persone in tutto il mondo, è uno dei progetti più grandi sull'alimentazione vegana. Ovviamente non diciamo cambia vita, diciamo provaci un mese, poi ognuno fa il suo passaggio dopo, torna dove era, da dove è partito, ma la maggior parte poi comunque una variazione ce l'hanno. Quindi essere consapevoli che comunque quello che vogliamo vedere nel futuro necessità di arrivarci tramite passaggi. Poi ovviamente questo è per quanto riguarda il cittadino, il consumatore singolo. Quando parliamo di numeri astronomici come 600 milioni di animali macellati ogni anno in Italia, non possiamo pensare di abolire questo da un giorno all'altro, perché comunque c'è una filiera che ha del mercato, ci sono soldi, una caduta occupazionale, una caduta economica. Quindi è qualcosa a cui dovremmo arrivare anche con l'aiuto delle stesse aziende, ma questo si vede per esempio con grossi nomi che non faccio, ma del mercato del lattiero caseario, che hanno già aperto la loro sezione vegetale e quindi che stanno spingendo tantissimo e da cui stanno ricavando veramente già decine e decine di milioni di euro, e quindi loro stessi stanno preparando un mercato parallelo che in futuro crescerà sempre di più quando vedremo l'eliminazione o la, diciamo, la riduzione e poi l'eliminazione di altri, del prodotto animale. Hai detto la parola con la V, no, prima, veganesimo. Sembra a volte una di quelle parolacce che non si possono dire. Perché la gente ha paura della parola vegano? Perché la gente ha paura dei vegani, anzi, proprio. Ma purtroppo c'è uno stigma sui vegani, e questo è dovuto in parte anche per colpa dei vegani stessi, che si sono... si propongono spesso in quello che dicevo, l'antitesi di quello che ho detto io prima, quindi in una maniera non pragmatica, non magari ragionevole, ma perché comunque spinti da questa impellenza, dal sentire veramente forte il dolore degli animali. Ma perché se entri in un allevamento e vedi cosa succede, ma anche solo guardando i filmati, e questo ti colpisce, no, poi oltre a cambiare te stesso dici, ma perché gli altri non lo stanno facendo? Com'è che loro... Perché tutti comunque quando vedono queste immagini dicono poveri animali, è vero, si sentono in colpa e poi ritornano a fare la loro vita. Cos'è che non fa quel click? Cosa non cambia nella loro vita? Quindi molti poi iniziano... Nella prima cosa è stato che ha fatto quel click? Ma io mi sono sempre definito un amante degli animali. Da bambino dicevo mi piacerebbe vivere con gli animali in una fattoria, però me li mangiavo. A un certo punto, tramite una conoscenza, un'intervista su una rivista musicale a un artista, ho scoperto questo concetto di vegano, ho letto un libro e da lì ho fatto il collegamento, ho detto ma io vorrei accarezzare una mucca però poi me la mangio. È semplicemente quel click in più che ti fa vedere il pezzo di carne, il prodotto, come un essere vivente che in realtà se ce lo avessi davanti vorresti solo coccolarlo e vorresti ammirarlo, perché soprattutto il consumatore non conosce questi animali, sono distanti. Nessuno di noi in Italia mangerebbe un cane o un gatto e ci indigniamo per quei paesi che lo fanno, e tanto che poi li consideriamo dei barbari. Ma il parallelo che faccio sempre è: gli inglesi non mangiano il cavallo e considerano gli italiani dei barbari perché noi mangiamo la carne di cavallo. Quindi è semplicemente una questione culturale. Noi abbiamo dato ad alcuni animali lo status di animali privilegiati d'affezione e ad altri lo status di animali da carne. Se noi decidessimo domani di dare lo status di animale d'affezione al coniglio, cosa che spero arrivi presto, perché comunque moltissimi italiani hanno il coniglio in casa e ormai il declino sta arrivando anche per quel consumo. Che non mangiano coniglio perché hanno coniglio in casa. Però lì poi diventerebbe che barbari i paesi che mangiano il coniglio. Noi l'abbiamo fatto fino ad oggi. È una questione culturale, non esiste l'animale che si deve mangiare e quello che no. È una scelta, voi dite una scelta positiva quella appunto di diventare vegani ad esempio. Perché è una scelta positiva? Quali sono i plus che ognuno di noi può avere da questa scelta? Innanzitutto il primo è quello di non uccidere gli animali e quindi sentirsi a posto con la propria coscienza. Poi c'è un impatto ambientale ridotto di tantissimo, e questo non lo dicono le associazioni animaliste, per fortuna non lo dicono più. Noi lo dicevamo prima, ma rimaneva un messaggio di nicchia. Adesso lo sta dicendo l'ONU, lo dice la FAO, l'ha detto l'Università di Oxford, l'Università di Cambridge, tutti gli studi che stanno uscendo, ma ne escono uno al mese, studi scientifici che ci impongono quasi. L'ultimo studio dell'ONU, dell'IPCC, che è l'organo che si occupa di cambiamenti climatici dell'ONU, ha detto dobbiamo imporci di ridurre drasticamente il consumo di carne se vogliamo limitare l'effetto serra, i cambiamenti, quella che adesso è una vera e propria crisi climatica. E quindi questo è un altro plus importantissimo. E poi c'è quello anche dal punto di vista salutare, perché comunque una dieta
senza prodotti animali, una dieta che previene molte malattie, soprattutto quelle cronico-degenerative. E poi ci torniamo dopo. Quello che volevo chiederti è anche questo, se tu prima dicevi, spesso e volentieri gli allevamenti sono lontani da noi, non li vediamo, voi invece andate a vederli. Sì. Di oggi la notizia, ad esempio, che avete fatto un'operazione in Grecia, mi dicevi, sì, giusto? Parlano invece in quel caso sul pesce, giusto? Di cosa si tratta? So che abbiamo anche qualche immagine che possiamo vedere. Sì, è la seconda nostra indagine sugli allevamenti di pesci, che sono gli animali più veramente meno considerati di tutti, perché finora nemmeno le associazioni animaliste facevano indagini o si occupavano tanto del pesce, ma in realtà quello che i consumatori non sanno è che oggi più del 50% del pesce sul mercato non viene dal mare, ma viene dagli allevamenti intensivi. E questo è destinato a salire sempre di più, perché sappiamo che i mari sono sempre più poveri per colpa della pesca eccessiva, che ci sono sempre meno pesci nel mare, e quindi siamo costretti, il sistema alimentare è costretto a far crescere l'allevamento. Il paradosso poi è che per fare un chilo di pesce servono 2 chili di pesce pescato, perché il pesce è un animale carnivoro, a differenza di tutti gli altri animali che vengono mangiati, è l'unico animale carnivoro. E quindi per far crescere un pesce di un chilo, diciamo la massa di un chilo, ne servono 2 di mangimi, farine, grassi di pesci del mare. Poi spesso sono quelli che vengono chiamati scarto della pesca, quindi magari uno va a pesca del merluzzo e pesca un altro animale che non serve in quella filiera. Però è assurdo e paradossale pensare di dover fare un allevamento intensivo dove i pesci stanno male, perché vengono ammassati in situazioni che, come quelle che abbiamo documentato in Grecia, ma anche in Italia l'anno scorso, in situazioni veramente indescrivibili, e si ammalano sempre di più per quelle condizioni strette, comunque a stretto contatto di 20.000, 30.000, 50.000 individui. E però è paradossale fare questo, perché i mari sono spopolati e però dover usare il doppio del pesce che viene dal mare. L'allevamento intensivo lo sentiamo parlare spesso, appunto, e anche nel tantissimo, i ragazzi di Fridays for Future ne hanno parlato tantissimo, ad esempio, come una delle più grandi cause, appunto. Cos'altro provoca l'allevamento intensivo di dannoso, appunto, per il nostro pianeta e per voi stessi? Se si parla dal punto di vista ambientale, è la principale fonte di gas serra, e questo, quando uno non l'ha mai sentito dire, fa quasi sorridere, perché tutti dicono le scorreggie delle mucche, ma in realtà inquina più di tutto il settore dei trasporti messo insieme. Però, quindi pensiamo a aerei, treni, macchine di tutto il mondo, gli allevamenti intensivi inquinano di più, producono più gas serra. E non sono solo le scorreggie delle mucche. No, è proprio una questione proprio appunto delle deiezioni che finiscono in queste vasche, ma poi soprattutto c'è tutto l'indotto, perché non è solo l'allevamento, questi animali mangiano. E per produrre il cibo che mangiano questi animali si va anche a utilizzare a sprecare terreno. Questo so perché, che appunto c'è anche un problema di consumo di suolo, giusto? Sì, ed è un problema gravissimo, perché comunque parliamo di un mondo oggi dove quasi 1 miliardo di persone comunque sono ancora sottoalimentate, muoiono ancora persone di fame, e noi abbiamo un sistema di produzione alimentare che va a sprecare risorse, e quindi cereali e legumi che potrebbero essere utilizzati per sfamare direttamente gli esseri umani vengono dati agli animali, e lo spreco si valuta, ovviamente dipende dalla specie, ma va dalle 10 alle 20 volte più, diciamo ci vuole 10-20 volte più proteine vegetali per produrre quella che poi è una proteina animale. Stimo che una delle grandi colpe la si dava alla soia, grande produzione di soia nel mondo, in realtà pochissima di quella soia che viene prodotta nel mondo va alla nostra alimentazione, certo. Giusto? È quasi tutta fatta per l'alimentazione invece. Quasi circa il 70% è per gli allevamenti, il 30% è per, appunto quando dicono ma voi vegani, poi la soia, infatti, in realtà il 70% della soia, quindi parliamo di deforestazione dell'Amazzonia, parliamo di qualcosa proprio di gravissimo. Guarda, durante la, mentre preparavamo questa puntata ieri in redazione, qualcuno mi ha guardato e ha detto: beh, la prossima volta che piangerai per gli alberi dell'Amazzonia, pensa che in realtà è la mucca che ti stai mangiando, mi diceva, no? Sì. Paradossalmente. Perché diceva. Comunque si calcola che quasi il 90% della deforestazione dell'Amazzonia venga per la produzione di carne, quindi okay. Che sia creare i pascoli o coltivare soia per gli allevamenti. E coltivare soia per gli allevamenti in Europa, quindi noi stiamo deforestando l'Amazzonia per dare da mangiare agli animali negli allevamenti della pianura padana. Quindi è veramente un qualcosa che il consumatore deve conoscere, deve approfondire, perché magari non diventerà vegano domani, però sicuramente si farà 2 domande in più nel momento in cui va a comprare la carne al supermercato. È impensabile invece un consumo, diciamo, etico di derivati degli animali, carne, uova, latticini? Dipende a chi lo chiedi, perché se lo chiedi agli animali non esiste, nessuno di loro vorrebbe essere macellato,
E quindi anche quando parliamo di latte e uova si parla di animali che comunque a fine produzione vengono macellati, okay, perché comunque sono, si parla di un sistema produttivo che deve guadagnare. La mucca vivrebbe fino a 10, 12, 15 anni, la gallina fino a 10 anni. Possiamo anche sfatare un mito che la mucca non fa il latte di suo. No, assolutamente, cioè, la mucca è un la mammifero. La mucca non fa il latte perché gli piace fare il latte, giusto? La mucca è un mammifero e questa è una delle cose che quando le dici sono persone che dicono ma no, è impossibile, mi stai dicendo una cavolata da vegano. Esatto, in realtà, ascoltatela bene questa perché effettivamente la biologia ci insegna che i mammiferi producono latte per alimentare i propri cuccioli e così come fa il cane, come fa l'essere umano e così fa la mucca e quindi dobbiamo far nascere continuamente un ciclo di nascite dei vitelli che poi vengono tolti alla madre. Almeno nella produzione industriale, poi c'è chi dice no ma il mio contadino vicino a casa, sì, però il contadino è lo 0,5%, 0,2% della produzione nazionale, quello che si trova e che dobbiamo veramente attaccare, cioè comunque considerare è la produzione intensiva e lì accade che i vitelli vengono strappati, dopo poche ore o pochi minuti addirittura non hanno mai poppato dalla madre e vengono mandati poi nel ciclo di ingrassamento per andare al macello. Quindi il sistema produzione latte e produzione di carne di vitella sono lo stesso sistema. Perché, cioè, o meglio, che cosa, non più, perché cosa si potrebbe fare poi nel nostro piccolo appunto per avvicinarci un po' a essere delle persone migliori, mi verrebbe da dire. Oggi è un po' mea culpa. So che poi effettivamente poi se non scatta quella cosa è complicato. Ma cosa potremmo fare? Beh, innanzitutto avvicinarci a questa scelta di vita. Come dicevo prima, capisco che soprattutto per possa sembrare una rivoluzione la propria vita, quindi qualcosa di distante, di difficilissimo diventare vegani. Prima di tutto considerare che magari diventare già vegetariani è un qualcosa di molto importante perché fa quasi il 90%, 80-90% di quello che è la scelta vegan. E se anche non si è pronti a quello, iniziare a ridurre il proprio consumo di carne e a rivedere anche altri acquisti, quindi non le pellicce, ma questo lo do quasi per scontato nel 2020, spero che chi ci ascolta non compri pellicce, però è sempre importante saperlo, anche vedere le etichette, perché magari è un colletto, un polsino, su cui non ci interroghiamo, su un piumino da 50 euro può esserci un bordo di pelliccia vera. Oh. E quindi anche lì la pelliccia, la piuma d'oca, oh, che è nascosta nei piumini o diciamo ancora in tanti altri abiti, e la piuma d'oca viene prodotta in maniera veramente terribile su animali vivi, strappate da animali vivi, non viene tolta agli animali morti. Ah. Quasi la totalità della piuma d'oca viene fatta così. Quindi diciamo nei nostri acquisti si può essere etici anche su tanti fronti, ridurre il proprio consumo di pelle. Oggi ci sono dei prodotti alternativi alla pelle che sono ecologici, sono anche perfetti, traspiranti, magari ancora costano un po' tanto perché sono prodotti di nicchia purtroppo, però stanno prendendo piede. E soprattutto però è con l'alimentazione che possiamo avere l'impatto migliore. Come diciamo, Essere Animali è un'associazione nazionale, a Milano però ha uno dei suoi uffici diciamo principali. Che cosa fa sul territorio e come possiamo fare per venire magari a darvi una mano? Noi sul territorio di Milano portiamo avanti tante iniziative, mensilmente facciamo da attività in strada, cene di raccolta fondi, ma anche per conoscere i volontari, chi ci segue, e proprio in questa settimana faremo questo sabato un evento nella nostra sede che è via Barnaba Oriani. Purtroppo l'evento è già sold out, come ti dicevo prima. Ma per fortuna, purtroppo nel senso che ci sarebbe piaciuto avere più persone, ci sarà un evento proprio di sensibilizzazione con una nutrizionista e una chef sulla scelta vegana, quindi dare dei consigli sia nutrizionali che di cucina quotidiana, e questi sono eventi che faremo e facciamo sempre. E domenica saremo in piazza sempre per questo evento che dicevo prima, Veganuary, il mese vegano di gennaio, saremo in piazza Mercanti con uno stand e a dare degli assaggi di formaggio vegano. Sì, esiste anche l'alternativa e invito le persone ad assaggiare alcuni di questi prodotti, alcuni non sono fantastici. Non bisogna fermarsi al primo assaggio. Io sono già mette le mani avanti. Però. No, perché è vero, c'è chi dice, ho provato una volta un latte vegetale, mi ha fatto schifo. Ce ne sono di tantissime varietà, oppure anche dei formaggi, ce ne sono tantissimi. Ma io faccio un esempio già solo della pasta integrale. Io da un po' che sono solo pasta integrale, perché non so perché, non hanno detto che dovevo mangiarla. Vabbè. Le prime volte erano immangiabili, la prima volta proprio mi sembrava immangiabile, ma più che altro perché proprio non sei abituato a quel sapore. È una questione di gusti. Di gusto, sei abituato a quella roba lì e continui a fare quella roba lì. Però ci sono delle alternative vegetali oggi che veramente ingannano il consumatore, ingannano anche il palato di chef,
Per esempio ci sono alternative anche alla carne. Il Beyond Burger, che è arrivato in Italia, è un burger fatto completamente vegetale, completamente a base vegetale, tra l'altro a base di proteine del pisello, e ha l'odore della carne, il sapore della carne. Costa ancora un po' tanto, ma perché sta prendendo mercato, però è da provare assolutamente, si trova in tantissimi negozi. Come si chiama? Beyond Burger. Beyond Burger. E questo è stato, questo burger, così come altri simili. Io sono un grande fan del seitan, devo dire la verità, non so se seitan è buonissimo, etico. È perfetto. Si può, sì, si può. Okay, è per gli intolleranti al glutine, mangiato è la morte. Mangiato un kebab al seitan è qualcosa di stupendo. No? È a base di glutine al 100%, per cui è da evitare per chi ha problemi. Di glutine, però quello che dicevo prima, su alcuni di questi prodotti, come il Beyond Burger, sono stati fatti testare con, diciamo, un blind test, no? A cieco, sì. Con carne e forse qualcosa aveva girato, qualcosa anche in rete che aveva fatto vedere, sì. Chef, quindi persone nella ristorazione, non sapevano distinguere quale dei due era di carne vera. Questo per dire a che livello siamo. E adesso possiamo mangiare qualcosa che è uguale al nostro gusto a cui siamo abituati, senza far male agli animali, senza far male al pianeta. Ricordaci le coordinate, Claudio, di Essere Animali, allora, così che possiamo darvi una mano, seguirvi, venire agli eventi. Domenica dov'è che possiamo incontrarvi? Piazza Mercanti. Piazza Mercanti, ok. Il sito è essereanimali.org, da lì si trovano, diciamo, tutte le nostre indagini, inchieste, campagne, tutti i nostri materiali informativi. E poi abbiamo la mail a cui invito a scrivere chi è di Milano, che è milano@essereanimali.org, per chiedere di essere informati sulle iniziative locali, perché abbiamo una newsletter proprio destinata alle iniziative sulla zona. Il primo passo che bisogna fare, secondo te, qual è? Per chi, cioè, per quello come me che adesso è uscito qua, andrà a mangiare a McDonald's, adesso qui cadono le... so che ho dato una coltellata a Paolo in diretta, no, scusa, Claudio in diretta, no, seriamente, per chi magari come me appunto non ha mai pensato di fare nessun passo, qual è il primo passo che... Imporsi però... un giorno a settimana 100% vegetale, cioè la campagna del lunedì veg o Meatless Monday sta prendendo piede a livello mondiale, la città di New York ha aderito ufficialmente, tutte le scuole di New York il lunedì sono completamente vegetali, così sta prendendo piede su tante città, quindi il lunedì un giorno a settimana impegnarsi, poi in quel modo si scopre, si assaggia, ci si impegna e poi si vedrà che è molto più facile di quello che pensiamo estenderlo agli altri giorni, perché è come per tutte le altre cose, dire voglio iniziare a correre una maratona, non si inizia facendo la maratona, si inizia allenandoci un chilometro perché siamo stanchi, 2, 5, 10, e poi ci si arriva. Quindi il problema, il fatto di essere pragmatici è proprio questo, consigliare alle persone la strada giusta, e la strada giusta spesso è una magari con un passo un po' più lento ma che possa durare di più nel tempo. Se pensiamo, prima ho detto un numero incredibile, 600 milioni di animali macellati in Italia. In Italia, solo in 600 Italia. Milioni, basterebbe che tutti gli italiani mangiano metà della propria carne e diventano 300 milioni, abbiamo salvato 300 milioni di animali in un anno, semplicemente senza diventare vegetariani o vegani, però dimezzando. Poi se si vuole diventare vegetariani o vegani, ancora meglio. Claudio, davvero, grazie mille di essere stato qui con noi. Grazie oggi. Tienici aggiornato su tutto quello che fate, fateci sapere come va la degustazione di formaggio vegano. Alcuni non sono buoni, ha già detto, però altri sono buoni. Quindi... Quello che daremo è il migliore. Ah, ok, quello che daremo è il migliore. Ah, okay. Quindi la degustazione è buona, ok, ok. Sì, perché abbiamo questa ditta che ottimo. Ci sponsorizza, tra l'altro, ah, queste perfetto. Iniziative, ce lo manda gratuitamente perché fa allora, piacere che noi... Domenica a Piazza Mercanti, da che ora circa? Dalle 3 alle 5. Dalle 3 alle 5, passate lì, fate un assaggio di formaggio vegano, poi scriveteci così ci dite cosa ne pensate, glielo faremo sapere a Claudio e ai suoi. Davvero, grazie mille Claudio di Essere Animali, di essere stato qui con noi grazie. Oggi. Grazie mille. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Beh, bentornati, si riparte. Piccola novità di quest'anno, Good Morning Milano andrà in onda il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Piccola nuova fascia oraria, sempre alle 12:30. Lo studio, l'avete visto, è praticamente sempre lo stesso con piccolo aggiornamento, quindi noi ci vediamo venerdì con una puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci e a presto.